Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In un momento così difficile per il paese, il rischio grosso come una casa è non fare un tubo come il governo Meloni sta facendo. Questo è il problema. Quando sono andati al governo raccontando che c'era una crisi drammatica, il prezzo del gas, le bollette, per un mese hanno cancellato questi problemi dalla scena, mettendo sulla scena i migranti sequestrati e poi rilasciati, fallendo clamorosamente, i rave party, le sanatorie per i medici, gli infermieri Novax. Questa è stata l'agenda di queste settimane fino a questa boutade dei matrimoni, che è una proposta che neanche a Teheran credo potrebbe avere cittadinanza. Detto questo, il reddito di cittadinanza è una misura che per noi va completamente superata. Questo non significa lasciare da soli i poveri o lasciare da solo chi non ha un lavoro. Chi non ha un lavoro e chi è in difficoltà e non può avere un lavoro deve essere assistito. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che si è prestato a migliaia e migliaia di truffe, a decine e decine di milioni di euro dei cittadini italiani che pagano le tasse finiti a persone che non hanno bisogno, senza alcuna possibilità di riscatto. Il reddito di cittadinanza è lo strumento ideale per fare in modo che i poveri restino tali. Noi abbiamo bisogno di riattivare l'ascensore sociale in questo paese, quindi lo Stato deve dare anche di più a chi non può lavorare, ma con strumenti che garantiscano che i soldi arrivino a chi ne ha effettivamente bisogno. Il REI, il problema è la gradualità, anche perché c'è un disagio sociale che non si risolve in pochi giorni né in pochi mesi. Questo è un po' il punto, secondo me, almeno, insomma, raccontando il paese tutti i giorni sento un grande disagio. Non con l'algoritmo dell'INPS che penalizza le famiglie numerose, che favorisce i single. No, ma modificarlo, perché per carità, insomma, fare delle correzioni, credo che siamo d'accordo tutti, 5 Stelle in primis. La povertà è aumentata. Da quando c'è il reddito in Italia la povertà è aumentata, non è diminuita, nonostante dicevano che la volevano abolire. Allora devo far rispondere, dall'altra parte invece c'è la parte di quelli che possono lavorare e per i quali il reddito non è lo strumento giusto. Sono due problemi che vanno separati. Per chi non può lavorare ci vuole un'assistenza totale, la volete chiamare reddito di cittadinanza, chiamate la reddito di cittadinanza, ma datela a chi ne ha davvero bisogno. E dall'altra invece strumenti e politiche attive per allora, il lavoro, per garantire la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Sento Minzolini, anche Sommi, vedo non era per niente d'accordo. Tra l'altro